Pronto? Sì, salve. L'associazione X. Ah, sì, salve. Lei ha partecipato a un bando per la concessione di un contributo. Sì, sì, benissimo. Voleva sapere quando lo riceveva. Allora, le spiego, non è così immediato. Diciamo, le procedure per poter pagare i soldi da parte della pubblica amministrazione sono un po' lente. Sì, sì, voi avete presentato tutta la documentazione. Allora, il meccanismo è questo. Una volta... Fatto l'atto di graduatoria finale, quello con il quale voi sapete se riceverete e quanto riceverete di contributi, occorre fare l'impegno di spesa. L'impegno di spesa è un provvedimento con il quale noi accertato che avete diritto a queste somme perché avete vinto, siete comunque utili in graduatoria. Dobbiamo determinare il creditore, quindi avere tutti i vostri dati anagrafici, determinare la somma che vi verrà erogata, la scadenza e poi fare. Il vincolo sul bilancio si chiama. Per fare questo occorre uno che sia approvato il bilancio, due che sia approvato il PEG. Ecco, questi sono due strumenti finanziari senza i quali non è possibile fare l'impegno di spesa. Quindi stiamo aspettando proprio l'imminente approvazione del bilancio e a seguire del PEG. Sì, sì, il bilancio va in Consiglio Comunale fine mese e pochi giorni dopo approveremo il PEG. No, 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 non è finita qui purtroppo. Dopo aver fatto questo passaggio e quindi avervi comunicato la graduatoria con l'impegno di spesa, voi potrete procedere a trasmetterci la richiesta del contributo. Questo ci consente di fare la seconda fase dopo l'impegno, che è la liquidazione. La liquidazione è la determinazione della somma che ovviamente per poter essere determinata abbiamo necessità che voi indichiate tutti. I documenti, quindi le spese, i rimborsi, gli scontrini, le ricevute, le fatture, tutti gli elementi per poter individuare... Sì, no, 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 non può essere maggiore dell'impegno, quindi se avete ottenuto mille di contributi dovete produrre eventualmente scontrini anche per oltre mille, ma non potrete ottenere più dell'impegnato, quindi più della somma che è stata impegnata. Una volta che ci avete trasmesso tutta questa documentazione... Procediamo con il provvedimento di liquidazione. Questo provvedimento, sì, sì, sì lo fa lo stesso dirigente che ha fatto l'impegno. Questo provvedimento poi va alla ragioneria per verificare se c'è la disponibilità di cassa e se è tutto regolare dal punto di vista formale e infine viene trasmesso alla banca. Voi non andrete a prendere i soldi in comune, sarà la banca, cioè il tesoriere per conto del comune. Che effettuerà il pagamento. Quindi, o gli fornite un IBAN, o andate a prelevarlo, nei limiti di 1000 euro è possibile anche prelevare in contanti, oppure con assegno circolare, insomma, le varie modalità che saranno stabilite dalla banca. Quindi è un percorso eh, a tappe, ora non lunghissimo, però qualche tempo lo prende: si va dall'impegno, da liquidazione, poi quella che noi chiamiamo l'ordinazione, l'ordinativo di pagamento che viene fatto dal servizio ragioneria e poi riceverete l'accredito su conto corrente. Bene, bene, è stato un piacere. Arrivederci.